Bentornate in un nuovo video. L'altro giorno ho fatto il tanto temuto cambio di stagione per quanto riguarda l'armadio ed ho selezionato alcuni capi must have perfetti per l'arrivo dell'autunno che dovete avere assolutamente anche voi. Sono tutti capi veramente molto molto basic, adatti per andare a ricreare la classica capsule wardrobe minimal, come direbbero le americane, quindi un guardaroba costituito esclusivamente da capi minimal che, mixati tra di loro, possono andare a ricreare degli outfit sempre diversi, adatti dalla mattina alla sera a seconda degli accessori che andate ad abbinarci. Quindi in teoria, se avete questi capi, non dovreste andare più a fare shopping, ovviamente in teoria. Poi se avete un problema come me, siete un caso disperato. Comunque ho diviso i capi per categorie in modo che così sarà più facile per voi individuarli e iniziamo subito con la parte di sopra. Partiamo dal capo evergreen per eccellenza, che è perfetto per essere indossato durante le mezze stagioni, ed è la camicetta bianca. Questa, come potete vedere, ha delle linee molto semplici e pulite ed è perfetta per essere indossata ad esempio all'interno delle gonnelline a vita alta, dei jeans, ma anche dei pantaloni tailoring che sono un attimino più elegantini. Sta bene al di sotto dei blazer e anche dei maglioncini, quelli con il collo rotondo, in modo che fuoriesce il colletto. Questa è come modello un po' più classica rispetto all'altra che vi mostro adesso, che è decisamente un attimino più nel mio stile. E avreste potuto dirlo tranquillamente anche voi, perché è questa qui con tutti i volani, raffle leggermente arricciata, con delle leggere trasparenze e della vestibilità un attimino più morbida. Questa mi piace veramente tantissimo e la vedo molto bene ad esempio con un cappello di quelli lì in feltro, in stile un po' parigino, con una bella gonnellina ruota e degli stivaletti bassi. Quindi questa qui assolutamente un capo must have da avere in questo periodo. Di solito Zara e Stradivarius la ripropongono sempre tutti gli anni, anche in colorazioni diverse, e sono molto molto economiche, quindi vi consiglio di dargli un'occhiata. Un'altra essential per quanto riguarda le mezze stagioni sono le magliettine di cotone a tinta unita. Questa qui si differenzia rispetto alle altre perché è fatta a costine, dà il dettaglio del volano sulla spalla e del colletto fatto così a lupetto. Non so se si dica così, in tal caso correggetemi, è il classico colletto che resta così detto e non ci fa il risultino. Questa è veramente molto carina sia per il modello che per il colore, perché come sapete i colori neutri tipo il bianco, il nero e il grigio e i colori pastello si abbinano praticamente con qualunque cosa voi abbiate nell'armadio. E visto che questa maglia mi era piaciuta veramente tanto, ho voluto prenderla anche in quest'altra stampa a righe, panna e nere, sempre con il dettaglio dei volant, però questa è fatta a girocollo. Questa risulta un attimino più pesante rispetto all'altra, ma sono due magliettine veramente essenziali per questo periodo perché sono perfette per andare a stratificare gli outfit, perché essendo comunque abbastanza leggere, non ingombrano di sotto dei blazer, delle giacche, dei cappottini, quindi davvero sono perfette. Passiamo ai maglioni e il primo che vi mostro è questo qui in cotone, quindi è perfetto per le temperature che ci sono in questo periodo. Questa è caratterizzata dal crisscross sul davanti, quindi da tutti questi lacci intrecciati, e risulta un attimino oversize, quindi è perfetta magari indossata con una di quelle canottierine con il bordo in pizzo che fuoriesce qui. Essendo comunque bella morbida addosso, arriva più o meno all'altezza dei fianchi, va benissimo indossata anche con dei leggings, tipo ad esempio quelli in ecopelle ci starebbero benissimo, con degli stivaletti sotto e uno di quei cappelli stile francese, stile parigino, già ce lo vedo, ci sta benissimo. E altro maglioncino è sempre dei toni neutri, è questo qui grigio topo fatto a nido d'ape. Questo si differenzia perché la parte esterna è veramente morbidissima, sembra cashmere, è caratterizzata da queste maniche fatte così a sbuffo che risultano un po', rimangono un po' così belle bombate, mentre all'interno è gazzato in cotone, quindi non risulta pesante ed è veramente carinissimo questo qui. Poi anche il colore si presta per diverse tipologie di outfit. Sempre per quanto riguarda la parte di sopra, non posso non mostrarvi la giacca in ecopelle. Questa è perfetta ragazze per le mezze stagioni perché praticamente può essere abbinata con qualunque tipologia di outfit, da quelli più casual a quelli più elegantini. Al di sotto si può mettere una camicetta, una magliettina di cotone oppure anche uno di quei maglioncini belli pesanti, se magari lo prendete in una taglia in più.
è veramente perfetta, mi piace tantissimo indossarlo anche con i vestitini, con le gonnelline, perché sta davvero molto molto bene, si presta sia al look da giorno che da sera, a seconda delle scarpe che mettete, sta bene sia con un tacco che con una sneakers. E io adoro le mezze stagioni proprio perché posso indossare i blazer, e questo qui in particolare è un acquisto che ho fatto di recente e ovviamente non potevo non prenderlo rosa, risulta veramente molto delicato. Il rosa, ragazzi, non è per niente un colore difficile, anzi se lo scegliete in una tonalità fredda si abbina praticamente con tutto, sta bene con il nero, sta bene con il grigio, sta bene con il bianco e sta bene anche con il borgogna. Quindi questo qui è stato un acquisto super super azzeccato, è perfetto con i pantaloncini corti, con le gonnelline, sta bene con le magliettine a costine di cotone che vi ho fatto vedere prima, sta bene anche con uno di quei maglioncini crop secondo me, quindi questo qui è davvero adorabile. Adesso passiamo ai cavi per quanto riguarda la parte di sotto, ed ho selezionato una gonnellina ed è questa qui di Bershka, che ha la forma da, quindi si stringe in vita e poi scende dritta sui fianchi. Questa qui è veramente super super carina, adatta ad essere indossata sia con delle magliettine semplici, con le camicette, con i maglioncini oversize. La scorsa stagione l'ho indossata veramente tantissimo, sia con i tacchi che con le sneakers che con gli stivaletti, quelli lì con il tacco basso. Sta veramente benissimo con tutto, sta bene anche con quel blazer che vi ho mostrato prima, con la giacca di pelle che vi ho mostrato prima, sta bene con praticamente la maggior parte delle cose che vi ho mostrato fino ad adesso. Quindi prendete in considerazione una gonnellina di questo tipo in un colore neutro. In questo periodo ovviamente non potevo non mostrarvi dei leggings in ecopelle, perché come vi ho detto prima sono estremamente versatili. Stanno bene sia con dei look da sera, quindi con i tacchi, ma sono perfetti anche da giorno con le sneakers, con un maglione di quelli oversize come quello lì con i lacci sul davanti bianco, quindi veramente sta bene con tutto. E questi qui davvero sono favolosi, questi li avevo presi da Calzedonia la scorsa stagione. Poi vi mostro questi pantaloni tailoring che ho preso da Bershka di recente, li avete visti indossati in una foto su Instagram e ce li avevo in su anche nel video Back to School, il lookbook che vi lascio qui sopra nel caso non aveste ancora visto, nella versione rosa, e come potete vedere ve li ho fatti vedere veramente in tutte le salse. Stanno bene sia con i tacchi che con le sneakers, che con le magliettine, quelle lì un po' più eleganti e quelle un po' più sportive. Quindi questi sono stati veramente la mia salvezza e in questo periodo sono perfetti perché sono di cotone, sono abbastanza leggeri. E come ultima opzione per la parte di sotto non potevo non mostrarvi un paio di jeans nel lavaggio scuro. Questi qui sono veramente bellissimi, sono uno dei miei preferiti. Questi sono davvero molto molto semplici, hanno qualche strappettino qui nella parte del ginocchio e poi hanno il fondo asimmetrico come potete vedere, quindi dietro risultano più lunghi e davanti sono leggermente più corti. Sono perfetti, arrivano all'altezza della caviglia, non mi vanno assolutamente lunghi, mi piacciono davvero tanto tanto, e questi ovviamente non ve lo sto a dire, ma stanno bene praticamente con tutto quello che vi ho mostrato fino ad ora, dal blazer al maglioncione, ai tacchi, alle sneakers, a tutto, cioè stanno benissimo. E investite su un paio di jeans dal lavaggio scuro per questo periodo, per l'inverno, perché sicuramente risparmierete tantissimo. Per quanto riguarda gli accessori vi mostro invece i cappelli, che secondo me sono favolosi per andare a rendere un po' più interessante un outfit veramente basico. Il primo che vi mostro è questo qui grigio, che è un simil borsalino più o meno, che ha questa cinturina qui nei copelle con tutte le borchette intorno. È veramente stupendo, questo l'avevo preso da UPS, ogni volta che lo indossavo nelle foto mi facevate sempre tantissime domande. Molto molto carino. E l'altro invece è un simil fedora secondo me, perché come potete vedere qui è rotondo e poi resta con la falda leggermente larga ma non troppo, ha questo fiocchetto qui sempre in feltro tipo lanetta sul grigio, ed è davvero carinissimo questo. Entrambi questi cappelli, ragazze, sono dei must have per quanto mi riguarda durante questo periodo, e sono comunque
dei modelli che vanno sempre di moda, quindi state certi che se comprate adesso un cappello del genere, tra 10 anni continuerete ad indossarlo, ne sono certa. Per quanto riguarda le borse invece ve ne mostro due delle mie preferite, sia per quanto riguarda i colori che la misura e il genere proprio. La prima è questa qui di Zara, tutta quanta imbottita, nella colorazione nera con la catenella sull'argento. Questa è davvero super super... non è elegante, però... mi piace, ecco, secondo me dà quel tocco in più all'outfit perché ha la catenella fatta così, quindi risulta un attimino più chic. Stesso discorso vale per questa qui color cipria che vi ho fatto vedere veramente miliardi di volte, questa è la mia preferita in assoluto, la adoro. Sto cercando una sosia di questa borsa perché a breve sono certa che mi abbandonerà, ma non la trovo. Questa qui è perfetta, del mio colore preferito, della mia dimensione preferita. E la indosso anche di giorno questa perché ha la catenella fatta così color platino che le dà quell'allure un attimino un po' più chic, quindi mi rende l'outfit anche con la tuta più carino. Quindi queste due sono assolutamente due must have da avere in autunno. Ed infine siamo arrivate alle scarpe e le prime che vi faccio vedere sono queste qui bianche in vernice della Puma. Queste qui ragazze sono favolose, investite su un paio di sneakers bianche perché le indosserete praticamente sotto tutti gli outfit possibili ed immaginabili. Io da quando ho acquistato queste qui, sarà per la forma, sarà per il fatto che sono in vernice, ma danno quel tocco in più all'outfit, lo rendono decisamente meno sportivo e un po' più chic. Non so se mi sono spiegata, però queste qui sono veramente molto molto belle. Se avete la possibilità di trovarle ancora online, vi consiglio di prenderle perché sono favolose. Ed infine vi mostro due paia di stivaletti, sempre neri, però si differenziano per quanto riguarda l'altezza. I primi che vi mostro sono questi qui, aiuto, sono questi qui di Zara con il dettaglio di velluto sul davanti, mentre dietro sono in ecopelle. Sono caratterizzati da questa apertura qui all'altezza della caviglia che va a slanciare di più la gamba e il tacco è abbastanza alto, saranno all'incirca 7-8 cm, però comunque di base sono molto molto comode. Queste le avevo prese un paio di anni fa da Zara, mentre gli altri stivaletti sono questi qui che mi avevano regalato l'anno scorso, avevo cercato veramente per mari e per monti. Queste sono in vera pelle e sono comodissime, le ho indossate davvero tantissimo l'anno scorso sotto tantissimi outfit, quindi ve le straconsiglio. Ed hanno il tacco fatto così, quindi è un mezzo tacco molto molto comodo. Non hanno un brand in particolare, sono Made in Italy, sono numero 36, non so se vi interessa, però sono veramente favolose. E niente ragazze, anche per oggi il video è terminato. Spero tantissimo che vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. In tal caso mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su e scrivetemi giù nei commenti quali sono invece i vostri must have per quanto riguarda l'autunno e le mezze stagioni in generale. Passate a trovarmi sui miei social, mi trovate su Instagram e su 21buttons come Katia_Bassacardi. Lì troverete tutti i miei outfit giornalieri. Iscrivetevi al mio canale se siete nuove, se è la prima volta che passate da queste parti. Cliccate anche la campanellina che si trova vicino al tasto iscriviti, in modo che così ogni volta che caricherò un nuovo video vi arriverà la notifica sul telefono. Io vi mando un bacione grandissimo, grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo presto nel prossimo. Ciao!